Montemonti, il festino è uno dei momenti più attesi dalla città di Palermo. Quest'anno uno degli eventi più attesi, quello dei fuochi d'artificio, vi vede protagonisti. Fate un omaggio, insomma, alla Santuzza e alla città tutto porto. Di che cosa si tratta? Ma fondamentalmente abbiamo accolto una richiesta del comune, del sindaco, in rappresentanza dell'intera cittadinanza, di poter svolgere in 5 diverse borgate, Sferracavallo, Mondello, Arenella, Acquasanta, Sant'Erasmo e La Bandita, i fuochi di artificio, quindi i giochi pirotecnici. Per cui, al netto della centralità religiosa che deve avere una ricorrenza come quella di Santa Rosalia, che sappiamo tutto cosa rappresenta per i palermitani, la parte ludica, diciamo così, quest'anno e per i prossimi anni abbiamo voluto offrirla noi alla città di Palermo, come segno di una presenza costante dell'autorità nell'opera di riqualificazione di 3 di queste borgate, di 3 di questi porticcioli su cui si affacciano le borgate, che sono l'Arenella, l'Acquasanta e Sant'Erasmo, e dall'altra anche un po' per chiedere, tra virgolette, scusa alla cittadinanza stessa rispetto ai disagi che abbiamo causato nel momento in cui abbiamo avviato i lavori di ricostruzione e di riqualificazione di questi siti, che sono però restituiti 2 su 3 totalmente alle borgate, l'Acquasanta e Sant'Erasmo, e la terza breve avvierà i suoi lavori, l'Arenella, per essere poi destinata, diciamo così, alle attività della borgata stessa. Quindi siamo felici di aver avviato con il comune e di poter partecipare come porto ad una ricorrenza che è molto sentita e molto importante per tutti i palermitani. Presidente, è anche un modo per evitare in questo periodo particolare di pandemia assembramenti? Sì, anche questo è uno dei motivi per i quali abbiamo deciso, d'accordo con il Comune, di sviluppare i fuochi non per un'ora ma per 20-25 minuti, ma su luoghi differenti, per evitare assembramenti, come giustamente ha detto il Sindaco, e anche per consentire a tutti, magari dalla propria abitazione, coloro che non vogliono scendere, di poter vedere un gioco di fuochi. Quindi lungo tutta la costa palermitana ci sarà un meraviglioso gioco pirotecnico di fuochi, che certamente segnerà un evento importante quale quello della ricorrenza di Santa Rosalia.